c'è questa curiosa situazione per cui l'aspetto paesaggistico dei piani urbanistici sovraordinati a quello comunale, quindi quello provinciale e quello regionale, si distacca dalla previsione urbanistica, per cui abbiamo grandi tutele nei piani paesaggistici, ma poi poca tutela nello strumento urbanistico in senso proprio. Allora, se il PTR, quindi il piano regionale, ma così come mi pare riprenda anche il piano provinciale, prevede la tutela spondale dei 300 metri dalla sponda del lago, non si capisce poi come mai in realtà si faccia ancora un piano cave in zone che sono vicine alla sponda del lago e non si tenga conto invece della particolarità, della particolare rilevanza paesaggistica proprio della fascia spondale. Io non vedo tutta questa fretta in questo periodo di dover andare a individuare ancora nuovi fronti estrattivi, nuove concessioni. Trovo che sia importante, più che mai necessario, che i presupposti su quali fondare la redazione del piano siano i reali fabbisogni estrattivi che la provincia esprime, e non come invece compaiono nel documento di Scooping, le istanze, le sole istanze di costruttori delle aziende cavatrici. Il ripristino delle cave è un palliativo, cioè, ma oggettivamente non può esistere un ripristino di una escavazione che riporti allo stato precedente il dato naturale ambientale. Il territorio ha già dato, siamo contrari a ogni tipo di nuova escavazione sul territorio della provincia di Lecco e non mi riferisco soltanto al Cornizzolo, ma parliamo di piani estrattivi che riguardano anche Osnago, Verdere Inferiore. Anche Lecco. Anche lei, adesso non so perché io Sì. vi dico, No, quindi tutti. seguo i nuovi piani estrattivi, la nostra posizione, abbiamo detto anche in conferenza stampa, è fermamente contraria. Parliamo tanto di valorizzare il territorio, il turismo, i beni culturali che abbiamo, le bellezze paesaggistiche che abbiamo, qui la cosa stride un attimino. Ma in questo momento fare un'analisi, ad esempio, basandosi sui fabbisogni di 10 anni fa, non ha molto senso perché lo vediamo, l'edilizia è ferma e se andiamo a vedere un po' in tutti i nostri territori, tutti dobbiamo recitare il mea culpa, nessuno si può tirare indietro, si è cementificato tanto, ma c'è anche parecchio inutilizzato, sottoutilizzato, per cui prima di fare qualsiasi ragionamento ulteriore sarebbe giusto anche in questi tavoli di confronto con le municipalità, ma anche con i soggetti proponenti, valutare un pochino tutte queste ipotesi. La redditività o gli interessi comunali o per i cittadini dei comuni è praticamente zero perché la quota compensativa non corrisponde ai danni che si hanno sia sul territorio come estrazione, sia di viabilità o di movimentazione che ci sono. Ad esempio, una cosa che io non ho ancora visto e che mi aspettavo che venisse fatta un'analisi rispetto all'attuale piano cave vigente, cioè quanto era previsto, a che punto siamo, quante risorse rimangono disponibili, quali sono le necessità del territorio. Di fatto il documento di Scooping non prevede alcuna analisi del contesto, non si parla di dati, non si dicono quali sono i consumi degli ultimi anni, non sono state contemplate previsioni, ad esempio le previsioni costruttive inserite nei PGT comunali, sostanzialmente non si parla di dati. Molte delle cave presentano ancora ingenti quantità di materiale estrattivo che non sono ancora state estratte, la cava di Vaiolo Alto, la cava Spandri, la cava di Vallo Oscura, la cava Cornello, la cava Merlo e molte altre. Quindi perché, e questa è una domanda più che legittima, perché andare a presentare, ad aprire l'iter per un nuovo piano cave quando gran parte delle cave presenti nel vecchio piano sono di fatto non ancora state concluse? Tu il tuo piano cave che hai, a che punto sei? Quanta possibilità hai ancora di escavazione? Qual è la necessità quindi di accelerare questo discorso? Dimmi qual è il tuo fabbisogno. Il vero quesito è cosa vogliamo che diventi il nostro territorio rispetto al futuro, al suo sviluppo sul lago, in Brianza, con questa diversità morfologica che ha poi. Allora dobbiamo capire in un ragionamento politico di visione,
del futuro, che cosa fare sul problema anche cave. Questo territorio è ancora in grado di tollerare fino a quanto e fino a quando questo tipo di intervento, che serve certo al mondo del lavoro, però dobbiamo capire qual è, c'è un limite e qual è, e in quali zone, diversificando le zone del lago, le zone della Brianza, quali sono in grado ancora di sostenere eventualmente gli interventi e come e dove. E purtroppo bisogna ammettere che le cave necessarie per quella crescita industriale economica che era stata prevista negli anni scorsi, forse troppo sovrastimata, e il troppo lo sottolineo, non è stata vista in una logica di pianificazione territoriale delle zone coinvolte. Purtroppo le cave in tutte le zone d'Italia sono state un interesse di pochi escavatori che, con i pochi canoni che hanno pagato, hanno fatto grandi utili, senza considerare le cadute nel territorio dove c'erano le cave e nel territorio dove poi si è utilizzata l'attività di questa estrazione.